Buongiorno a tutti i lettori di BadTaste.it. L'attesa per l'uscita di Star Wars Il risveglio della forza è veramente altissima. Mancano pochi giorni, pochissimi giorni. Noi le vedremo tra pochissimo. E, un giorno prima, vabbè. No, neanche qualche ora prima. La proiezione stampa del film questa volta è veramente a ridosso dell'uscita. E appunto, nell'attesa, Duracell ha deciso di, appunto, per farci ingannare l'attesa, mandarci una gradita sorpresa, sì. Di Natale, di Natale, di Natale. Non lo so, se è di Natale, però visto che per noi Natale è l'uscita di Star Wars, esatto. Direi che ci siamo. E allora volevamo fare questo unboxing per voi. Si tratta della spada della Hasbro, che avete già visto in un unboxing precedente, perché abbiamo già fatto l'unboxing di questo prodotto su Bad Wars e su Bad Taste. E però, appunto, in questo caso ci è stata inviata per provare le pile Duracell in edizione speciale, fa vedere. Brandizzate Star Wars. Intanto vediamo la confezione dell'Hasbro, della spada laser di Kylo Ren. Come l'apriamo? Forse dobbiamo procurarci una. No, ma facciamo con le mani. Con le mani? Eh sì, rompiamo tutto. Non rompere tutto? No. Rompi la confezione originale. Ho capito, senti. No, vediamo se riesco. Con le unghie. Perché non ti procuri le forbici? Lo sto dicendo da 3 ore. Ok. Allora lacci, intanto tiriamo fuori la spada. Bisogna staccare i lacci. Questa è una lamina della parte sinistra, perché la destra è già attaccata. Non so. Tutto bene? Ci siamo? Beh, io direi che eccolo lì. La confezione in questo caso, secondo me, è fatta per essere distrutta. Secondo me, perché sennò. Sperando di non dover rifare l'unboxing, perché in questo caso sarebbe imbarazzante. Non è perfetto questo unboxing. Benissimo, possiamo togliere la spada. Direi che è abbastanza resistente, Sì. Questa è la spada di Kylo Ren, interpretato da Adam Driver nel film. Suppongo che si debba attaccare qua. Come si attacca? Manca un pezzo, forse? Quasi! Ecco, mi sembra strano perché quel... Cosa, non mi quadra? Allora le pile sono già incluse! Certo, perché quelle che hanno messo, quelle del Todis, che si scaricano subito. Invece noi abbiamo quelle, esatto. Io non ho toccato niente. E ti sente la forza. Ah, ma quante cose che si possono fare. Certo, si può fare anche la spada di Hanukkah aggiungendo 6. Ma che dici? Allora, questa è combinabile. Si può è combinare. Combinabile. Molto bene. In modo che diventi una super spada. No, vabbè. Capito, eh? Facciamo vedere anche ai lettori. Sì. La dagger, il pugnale laser, lo vedremo anche nel film, chi lo sa, lo scopriremo tra pochissime ore. Ed è combinabile, appunto. No, bisogna prendere la... Mi divertirò parecchio. C'è anche la Jedi Master Lightsaber, Kylo Ren Lightsaber, Darth Vader Lightsaber e Luke Skywalker Lightsaber. La spada di Kylo Ren, però è questa. Esatto, allora facciamo vedere bene la spada. Questa è la spada di Kylo Ren, ovviamente. Come si fa a partire? Questa è con l'Elsa, così. Fai vedere. E qua c'è anche un bottone. Questo è il bottone che devi premere per far funzionare. Fai vedere il bottone. Bel suono. Prova a muoverlo. Che storia. Oh, beh. E poi c'è questo, con un, che è il light dagger. E attraverso il connettore, che è questo qui rosso, ho messo prima. Questo è il connettore. Anche perché, scusa, che questo combatte pure con il light dagger sotto. Cioè, se dà una botta, ammazza. Queste sono le pile della Duracell in edizione speciale di Star Wars. E adesso vediamo come funziona l'app. Allora, innanzitutto l'app si chiama Blippar. Allora, abbiamo scaricato Blippar e adesso scannerizziamo, esatto. Ok, sta scannerizzando. Beh, allora. Caricamento. Ok, a questo punto con la realtà aumentata, vedete, si appoggia alla faccia di Kylo Ren, e se tu lo muovi in verticale si muove in 3D.
Ci sono anche altri personaggi, giusto? Sì. Si possono selezionare? Si va, allora, si va poi su menu principale. La tua collezione, per il momento c'è BB-8, l'assaltatore del primo ordine e Kylo Ren. Non vedete Kylo Ren? Ed ecco qua Kylo Ren sulla faccia di Kylo Ren. Ringraziamo Duracell per il regalo, ora sappiamo come intrattenerci in attesa di vedere Star Wars il risveglio della forza. Alla prossima! Due coglioni! Questa la lasciamo! Ciao!